che è cultura della parola e che deve sconfiggere la cultura del silenzio, la cultura della verità, la cultura della morte. Seconda edizione, questi ragazzi stanno continuando in questo percorso con i licei che stanno anche coinvolti alle scuole elementari, è un bel esempio. Sì, è importante che si cominci sin dal basso, diceva un grande scrittore siciliano, Giacomo Bruffalino, che occorrerebbe un esercito di maestri ancora più che un esercito di poliziotti per sconfiggere la mafia. Questa è la dimostrazione quanto sia importante la scuola, quanto sia importante la cultura, perché la mafia fa leva sulla cultura. Con la cultura la mafia si può sconfiggere. Leggendo le cronache poteva essere oggi una giornata di festa a tutto tondo se 48 ore fa. Beh, sì, è stata un'occasione mancata, ma era accaduto anche con Provenzano, tanti tentativi andati a vuoto prima di quello giusto, e quindi quello giusto prima o poi verrà, spero presto. Considerando questo grande lavoro dei ragazzi, possiamo dire in chiusura che ringrazio Dio questa città di Castelvetrano che ha dato Natale a Matteo Messedano, non è solo la sua città. Naturalmente credo che sia ancora più importante e significativo che proprio qui siano tanti giovani, ma anche meno giovani, pronti a uscire alle piazze, alle vie per la libertà patriottica. Quanto le fa bene a livello di morale avere questo affetto da parte di questi giovani? Sicuramente molto, il lavoro noi lo facciamo perché la legge ce lo impone, ma il sostegno, direi anche l'affetto della gente. Che odia la mafia e non è più la città della mafia, questa qua è la città della legalità. Grazie a tutti. Allora ragazzi, io vorrei ringraziare le scuole provenienti dalla provincia di Siracusa, tutti i licei, il vostro coraggio, il vostro entusiasmo, la passione che mettete in una manifestazione come questa, fa sì che questa è una città che oggi effettivamente dà il volto migliore di sé. Il vostro migliore sei ai vostri occhi, il vostro sorriso, il vostro entusiasmo, la vostra forza. E voi qui con noi oggi date questo esempio. Io ringrazio Vincenzo Italia, ringrazio Tonino Bacchi, ringrazio tutti quelli che sono intervenuti, ringrazio il procuratore Ingroia per aver superato tantissime difficoltà che al momento impedivano la sua presenza. E la sua presenza qui oggi con voi è da sicuramente un significato più alto. Come una benedizione qualche goccia d'acqua, quindi chiamiamo questi parapioggia e ci bagniamo tutti, non ci interessa. Perché questa piazza poi, io sono sicuro, ci possiamo dare un appuntamento. Procuratore, quando la acchiappa il briccone maledetto di Messina Denaro, noi ci rivedremo qui a brindare, perché Castelvetrano finalmente potrà essere libera e liberata definitivamente anche dai nonni che ci hanno distrutto la vita, la reputazione, ci hanno impedito di crescere, ci hanno tarpato ogni ala. E questo sarà non il sogno, ma come qualcuno ha scritto, la realtà di questa città, quando sarà la città vostra, la generazione che, come sempre dico, pagherà la mia pensione, per fortuna, perché c'ha le energie per farla. Procuratore, ci stiamo avvicinando, dove siamo? Lo accappiamo? Beh, io credo di sì, credo di sì, credo che già in tante altre occasioni è successo con altri latitanti come Riina, come Provenzano, come Brusca, sono fatti tanti tentativi, poi alla fine ci si è riusciti. Ma si riesce quando? Quando c'è la percezione che non sono soltanto i magistrati e i poliziotti e i carabinieri che vogliono catturare un latitante, ma quando c'è la sensazione che c'è una comunità che lo vuole catturato, che vuole che ognuno risponda dei reati che commette. E io vedo, e questo mi incoraggia, che Castelvetrano è sceso in piazza, che sono scesi i giovani, ma anche i meno giovani, vedo anche tante persone anche con i capelli bianchi in mezzo ai giovani. Questo è un motivo di speranza e di conforto. Il passato nella nostra Sicilia era un passato nel quale i mafiosi potevano scorazzare, stavano in piazza, mentre le persone per bene stavano nascoste e stavano in casa. Oggi invece abbiamo i mafiosi che sono nascosti e inseguiti e i tanti siciliani per bene, i castelvetranesi per bene, che sono invece oggi scesi in piazza come questi
giovani, bravissimi tutti voi, che siete scesi in piazza, siete andati per le vie, avete invaso questa città, l'avete conquistata, e così il territorio non sarà più terra di conquista dei mafiosi, ma terra di conquista della legalità dell'antimafia. E quindi diciamo a voi grazie, perché grazie a voi noi riusciamo a essere più forti e riusciamo a avere la mente. Con il procuratore è isolato. L'ultima volta che ho letto questa cazzata, qualcuno si è mangiato un pollo arrosto dalle parti di Matteo Messina Denaro. Allora noi gli diciamo che è isolato lui, la sua testa vuota da capra, parafrasando il nostro sindaco vicino, perché oggi noi diciamo al procuratore della Repubblica, e vorrei fare sta botta di teatro, fatemela fare, pure se è complicata, nonostante la scorta, io vorrei che passasse di lì, e glielo dite voi se il procuratore della Repubblica può essere isolato in una terra che ha bisogno di legalità sempre. Lo facciamo scendere, avvicinatevi, i ragazzi non mordono, i ragazzi vogliono bene e le istituzioni non si toccano. Un applauso al procuratore Imbioglia. Grazie procuratore. Grazie procuratore. Io vorrei che da questa vicinanza si imparasse che una generazione nuova c'è davvero e che il procuratore della Repubblica è in mezzo a noi e nessuno lo può toccare, nessuno si può sognare di dire che colui che rappresenta lo Stato possa essere solo isolato, perché questa terra non ha più bisogno di eroi, come dicevamo con un imprenditore che... Allora partiamo da lui, da lui che ha fatto il suo mestiere, come ognuno di voi si troverà a fare il suo mestiere da grande, e che adesso non è più solo perché ci siete voi a ascoltare la sua storia. Ricordo. Ma Giacomo, più che della mia storia sul fatto specifico, io vorrei dire che in maniera quasi spontanea, da sola, è nata questa sorta di reazione che da un punto di vista dello sviluppo dell'agricoltura, della terra, evidentemente ha solleticato gli interessi di qualcuno. Questo mi fa pensare, ci fa pensare che economia e sviluppo vanno di pari passo, economia e legalità vanno di pari passo, ma altrettanto di pari passo vanno economia ed illegalità, economia e mafia. Ecco, Nicola si è accorto che il rapporto tra il prodotto che voi comprate al supermercato, sulla bancarella, e il lavoro che lo produce era falsato, e quindi la dignità di chi lo produce è distrutta. Indubbiamente è chiaro a tutti, è alla luce del sole che c'è una enorme differenza tra i prezzi che ricavano gli agricoltori dai prodotti e quello che invece poi è tutto il commercio e tutto il giro economico che ci sta a monte. E questo che a noi sembrava quasi una cosa che non riuscivamo a capire, ci è arrivata e ci è stata detta sinanco da giornalisti sinanco americani, tant'è che ci hanno proposto per il premio della stampa estera che il consorzio ha vinto con una semplicissima dicitura: il premio è conferito alla dignità dei lavori dei lavoratori della Valle del Belice. Questa è una cosa bellissima. Intanto è strano che tu ricevi appunto l'attentato e poi alla fine entri in una sorta di tunnel di interviste, situazioni eccetera eccetera, e poi alla fine: ma che cosa ho fatto di eroico? Io non ho fatto proprio niente. Gli eroi, casomai, sono tutti loro che sono questa mattina qua. Gli eroi sono casomai ognuno che con il suo civile doveroso operato deve cambiare le cose, perché alla fine se siamo tutti con il nostro operato normale a ribellarci, non abbiamo bisogno di fare guerre, possiamo già dire in partenza che abbiamo vinto. Ma proprio ai loro occhi, non agli occhi teorici, a lei, a lui, cosa possono fare perché nel loro piccolo o nel loro grande il loro spazio sia sacro e la loro capacità di legalità?